ad esempio sul i popoli bestia. I popoli bestia. Mm. Uomini talpa e namalgani. Che significa uomini talpa, maestro? Cioè, uomini talpa perché vivono sempre sottoterra. Sottoterra. Ah. Perché loro sono sempre combattuti da un altro popolo più feroce di loro. Porca ragazzi. I quali ogni volta che questi poveretti tentano di mettere la testa fuori dai loro buchi, li, con grandi mazze li cacciano giù, li randellano fino a spappolargli giù. Quindi loro sono uomini cervella. Spappolare. Quindi loro sono uomini talpa, loro malgrado. Loro non malgrado. Vorrebbero essere uomini talpa. No. Che cosa hanno di speciale? Che è una tribù, cos'è, un popolo? Sono molto feroci, loro assalgono un rinoceronte e con le mani lo sbranano, lo addentano finché non lo uccidono. E poi prendono il corno e se lo applicano sulla fronte. Se lo applicano sulla fronte? Sì. Beh, evidentemente proprio. E poi tra di loro avvengono queste battaglie ferocissime. Come sarebbe queste battaglie? Ma fanno una specie di partita a pallone. Ma pallone? Invece di essere pallone, può essere una zebra, una scimmia, una cosa da mangiare, no? Un piccolo animale. Che loro mettono, si contendono e si animale come accornate con questi corni, cioè dandosi delle cornate a vicenda, tra di loro sì. Si scontrano con questa protesi che si mettono, con questa protesi di rinoceronte. Sì, lo spettacolo è orrendo, è diciamo è veramente agghiacciante. Lei ha assistito a questi sì? Sì, ho assistito, e anche un mio assistente che ha tentato di dividerli purtroppo è rimasto squartato da circa 104 cornate. Si è guardato bene dal cercare sì da no dividerli. Io guardavo da sopra una collinetta, avevo mandato avanti lui. Suo assistente. Tu intanto vai a portare il messaggio di pace e d'amore. Andava lui, sì, e poi dopo insomma 104 cornate. Accidenti. Sì. Senta, e quindi quando finisce questa partita, poi dopo questa partita, questa scornacchiata che si fanno, e poi dopo loro prendono il vincono praticamente la preda, no? Il trofeo. Sì, il trofeo dopo aver ucciso, diciamo, tutti i componenti dell'altra squadra. Ehi. Urlando e ebri di sangue. Ah beh, a cornate, a rinocerontà, insomma. Sollevano questo trofeo, che sarebbe questo animaletto o questo animale, e se lo contendono a pezzettini, lo strappano crudo. A pezzettini con le mani e se lo mangiano. Crudo, sì, crudo. Sono molto primitivi, molto feroci. E cantano, hanno dei canti legati sì, a questa hanno a questo rito di ringraziamento. Di ringraziamento. Chiamato canto di ringraziamento. A chi? Ce lo fa sì. Ma a loro stessi, diciamo. Un autoringraziamento. È un autoringraziamento. Se lo ricorda? A memoria. Beh, io l'ha trascritto a memoria. Di bocca in bocca. Di bocca in bocca. Ce l'ha tramandato. Canto del ringraziamento degli uomini bestia. Degli uomini bestia. Dopo la bestialità, insomma. E allora c'è il canto di ribellione, canto doloroso. Praticamente, ma sono qualche volta sono riusciti a mettere la testa fuori, a vedere com'è il mondo, diciamo. Ma non si è verificato un caso unico, ma era il capo di questa tribù, ma il suo corpo è stato ridotto come una pizza, dalle perché grandi randellate. Sono sempre pronti fuori questa tribù nemica, sempre pronta. Sì, hanno costruito le loro capanne intorno alla tribù degli uomini talpa. Quindi sono dei pallidi, lei è... Beh, non hanno... Pallidi. Sono certamente, sono pallidi, non vedono il sole mai. No, sono alle raggi infrarossi. Sono bianchissimi, più bianchi di noi. Mm. Vengono anche chiamati i pallidoni. I pallidoni... appunto per questa loro impossibilità di stare al sole. Senta,
maestro Torvagliani, che allora ci vuol far cantare questo, come si chiama? Canto randellato, come si chiama? Canto randellato è un canto appunto di questa popolazione che... Chi lo canta, scusi? Gli uomini talpa o gli altri? Gli uomini talpa dopo, credo, no? Ma o gli altri che danno le randellate? Ma c'è un canto... prima e dopo diciamo. Faccia sentire quello di dopo, va? Il canto randellato, cioè dopo che hanno preso le randellate, sì, dopo che hanno tentato di uscire e hanno avuto le randellate dalla tribù avversaria, loro cantano presso a poco così, no maestro? Bellissimo, molto bello, dà proprio l'idea di questa bestialità. Eh sì, è proprio un bello. E le parole dicono: beh, ti ho preso l'animale, ti ho preso l'animale, adesso appartiene a me e solo a me, me lo mangerò, trullalà, trullalà. Cioè, proprio trullalà. Sì, trullalà, ci ho messo io per ingentilire un po'. Corrispondente del trullalà, trullalà. Perché c'erano delle parole un po', diciamo, più aggressive. Sì, più aggressive. Nella musica sentivo trullalà, poi la prossima volta toccherà a te, trullalà, trullalà, guai a te, zum papà, zum papà.